Amici telespettatori, vi saluto cordialmente e finalmente questa è l'occasione per cominciare a parlare seriamente dell'euro. Fra 11 mesi e pochi giorni la lira non ci sarà più, come scompariranno tutte le monete nazionali perché è cessa al 28 febbraio del 2002 la doppia circolazione. Quindi dal 1 marzo noi ci troveremo nella condizione di un nuovo regime monetario. Per chiarire qual è la situazione dell'euro, noi cominciamo da una domanda molto semplice, che è questa. La domanda è: l'euro di chi è? Alla situazione attuale nessuna norma del trattato di Maastricht dice di chi deve essere la proprietà dell'euro. E siccome nel silenzio su questo argomento fondamentale nasce la incertezza di tutti i rapporti di debito e di credito nella fase della circolazione monetaria, è chiaro che l'euro allo stato attuale non è affidabile. È vero che le banche centrali europee hanno emesso la moneta prestandola, però questa regola, che è una prassi bancaria e che noi abbiamo dimostrato illegittima, perché il greppo della moneta non è la banca ma la collettività nazionale, se è stata tollerata per prassi dalle banche centrali nazionali, non può essere tollerata per prassi nei confronti della Banca Centrale Europea. E vediamo perché. Cioè, la gente deve cominciare a capire che con l'avvento dell'euro noi ci andiamo a indebitare senza contropartita nei confronti della Banca Centrale Europea per tutto l'euro che sarà messo in circolazione dalla Banca Centrale Europea. Ora, che significa questo? Io, se compro un'automobile e voglio pagare alla rate, io mi indebito, faccio le cambiali, pago le rate, mi indebito, ma la ditta che vende l'automobile mi dà come corrispettivo di questo mio debito un'automobile. La Banca Centrale Europea ci viene a indebitare per un valore pari a tutto l'euro che sarà messo in circolazione senza contropartita. Sicché l'Europa rischia di precipitare nella dimensione dei popoli del terzo mondo, perché i popoli del terzo mondo sono tali perché hanno un debito non dovuto che pari a tutto il denaro in circolazione e che quindi realizza una subordinazione di schiavitù nei confronti della usurocrazia che domina il sistema monetario e politico mondiale. E naturalmente, di fronte a questo rischio, vediamo che cosa possiamo fare. Perché i provvedimenti si prendono in tempo di pace, noi abbiamo 11 mesi di tempo prima dell'avvento dell'euro. E allora in questi 11 mesi cosa noi veniamo a proporre? La prima cosa che proponiamo a tutti i telespettatori, a tutte le amministrazioni comunali, provinciali, alla regione, al privato cittadino, alle ditte, ai sindacati, di mettere un pezzo di carta in evidenza in qualunque sede o per la strada o in ufficio con quattro parole. Le quattro parole sono queste: l'euro di chi è? Punto interrogativo. E naturalmente questa domanda comincia a far svegliare la gente. Dice: ma come? Stiamo alla vigilia della messa in circolazione dell'euro e ancora non si sa chi è il proprietario dell'euro. Noi possiamo rispondere tranquillamente che non si sa. Perché? Perché nessuna norma del trattato di Maastricht dice chi è il proprietario dell'euro. E quando si tace, perché si tace? Perché il ladro, quando ruba, lo fa di nascosto. E naturalmente, qual è il programma che ha fatto la Banca Centrale Europea? Siccome tutte le banche centrali del mondo, dalla Banca d'Inghilterra in poi, hanno emesso la moneta prestandola, il che vuol dire arrogandosi non solo il diritto di stampare, ma anche la proprietà della moneta come monopolio di queste banche centrali, la stessa cosa intende fare la Banca Centrale Europea.
sicché la Banca Centrale Europea non può dire di chi è la proprietà della moneta, perché se deve dire chi è il proprietario della moneta, deve dire che la proprietà non è della banca ma dei popoli, perché chi regola della moneta non è chi la stampa ma chi l'accetta. Io non mi stancherò mai di ripetere l'esempio dell'isola deserta. Se mettiamo un governatore di una banca centrale a stampare monete in un'isola deserta, non nasce il valore perché manca la collettività. Dunque, chi crea valore della moneta è la gente che, accettandola, ne crea convenzionalmente il valore. Questo significa che anche l'euro va dichiarato all'atto dell'emissione di proprietà dei popoli europei e non della banca. E qua il rischio è grosso, perché qua non è che si tratta di vie di mezzo. L'articolo 107 del trattato di Maastricht dice: ai governi e ai popoli non è consentito fare proposte, fare domande, fare dichiarazioni, d'accordo, per quello che riguarda l'amministrazione o la emissione, ma per quanto riguarda la proprietà, il trattato non dice niente. E noi non possiamo autorizzare il ladro a decidere chi deve essere il proprietario. Tanto semplice, perché una volta messi in evidenza con l'esempio dell'isola deserta che la proprietà deve essere dei popoli e non delle banche, è all'atto dell'emissione, quando noi abbiamo dimostrato questo, allora qual è la formula per difenderci da questa grave minaccia che è fatta nei confronti di tutti gli Stati europei, i quali verrebbero messi esattamente nella condizione dei popoli del terzo mondo? Quando il Papa ha detto i popoli del terzo mondo bisogna estinguere i debiti del popolo del terzo mondo, ha fatto un grande messaggio, ha messo il dito sulla piaga. Perché? Perché i popoli del terzo mondo, prima di essere dilaniati dalla fame, sono dilaniati dal debito, sono strozzati dal debito. E allora la stessa cosa avverrà con i popoli europei, perché i popoli europei si andranno a indebitare senza contropartita nei confronti della Banca Centrale Europea per tutto l'euro che sarà messo in circolazione e che la Banca Centrale presterà a tutti i popoli europei, così come i popoli del terzo mondo si sono indebitati senza contropartita nei confronti della Federal Reserve Bank americana per i dollari che sono stati prestati ai popoli del terzo mondo. Ma i popoli del terzo mondo, la Federal Reserve Bank, abolita la riserva d'oro, che io ricordo è stata abolita dal 15 agosto del 1971, che cosa ha fatto? Carta inchiostro, e questa carta inchiostro ha un valore di poche lire, di pochi centesimi, e invece ha indebitato i popoli del terzo mondo per il valore pieno. Esattamente su questa regola baserà la emissione dell'euro nei confronti degli Stati europei. Ecco perché noi pretendiamo, nella qualità di cittadini europei, di sapere attualmente, prima dell'inizio della circolazione dell'euro, ufficiale dell'euro, noi pretendiamo di sapere chi è il proprietario dell'euro all'atto dell'emissione. Perché se manca questo accertamento, una volta richiesta questa dichiarazione, questa non può essere più ignorata. Noi, siccome non era stata mai fatta questa domanda per tutte le monete nazionali, l'abbiamo fatta per la prima volta noi, muovendoci dall'Università Gabriele D'Annunzio in Abruzzo, noi siamo stati quelli che abbiamo messo per primi il dito sulla piaga. All'atto dell'emissione, la moneta di chi è? Naturalmente la risposta a questa domanda fa crollare questo sistema programmato dai grandi usurai che dominano il regime monetario, i quali hanno tentato adesso con l'euro di realizzare una truffa clamorosa nei confronti di tutti i popoli europei, truffa come mi è stato confermato dalla Procura della Repubblica di Roma, quando mi disse il Procuratore della Repubblica: professor Riti, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma anche il dolo, perché è stato sempre così. E naturalmente questo ha dichiarato che l'elemento materiale non l'abbiamo dimostrato, e una volta abbiamo dimostrato questo elemento materiale, noi oggi lo possiamo rinfacciare clamorosamente nei confronti della Banca Centrale Europea, nei confronti del Parlamento Europeo, del governo degli Stati, nei confronti di tutte le banche centrali di tutti gli Stati europei, perché questa volta, di fronte a questa domanda, questi sono obbligati a dare una risposta. Io ho proposto
al sindaco di Chieti, Nicola Cucullo, e al sindaco di Guardiagrele, Caramanico, Franco Caramanico, il primo di destra, fascista notoriamente, il secondo comunista, ho proposto di unirsi sul principio della proprietà popolare della moneta. Clamorosamente questi due personaggi, simpaticissimi della vita politica abruzzese, si sono stretti la mano sul podio del Teatro Maggiuccino a Chieti il 15 gennaio scorso. Bene, io propongo sia al sindaco di Chieti che al sindaco di Guardiagrele di esporre sul balcone della sede comunale, sia di Chieti che di Guardiagrele, come conferma di quella stretta di mano che si sono dati, due cartelli, dove ci deve essere scritta la domanda: l'euro di chi è? Quindi noi non vogliamo fare né polemiche né accuse, niente, noi pretendiamo una risposta a questa domanda, perché se la proprietà è della Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea stampa e presta, però se fa questo la Banca Centrale truffa, perché toglie ai popoli il valore monetario che è creato dalla collettività, come abbiamo dimostrato con l'esempio dell'isola deserta. Quindi sono i popoli che creano il valore della moneta, quindi la moneta va di creare proprietà dei popoli, che sono loro che ne, perché loro ne, sono loro che ne creano il valore all'atto dell'accettazione. L'accettazione coincide con l'emissione, il tempo dell'emissione è fatto da due atti, chi emette e chi accetta. Chi accetta è quello che crea il valore della moneta, non chi emette. È l'esempio dell'isola deserta, del quale io non mi scancherò mai di fare richiamo e ripetere, lo provo. Di fronte a questi ragionamenti, che capisce pure l'uomo della strada o il bambino che ha un minimo di intelligenza, non può essere più ignorato né dai magistrati, né dai parlamenti, né dal Senato, né dai governi, né dalle autorità di polizia, da guardia di finanza, dei carabinieri. Perché? Perché ormai è chiaro, noi pretendiamo di sapere chi è il proprietario dell'euro all'atto dell'emissione, perché se noi non diciamo chi è il proprietario non possiamo dire chi è il creditore e chi è il debitore. E siccome questo non si può dire, sapete che significa? Fatta questa domanda, l'euro diventa una moneta che non può essere accettata come corso forzoso. Io cittadino ho il diritto di contestare l'euro e di io non lo accetto l'euro. Perché? Perché non mi dite che il proprietario è all'atto dell'emissione. Quindi questo progetto, questa affermazione iniziale cambia tutto. L'euro, se io lo voglio accettare l'accetto, se io non lo voglio accettare non lo accetto, ho diritto. Allora il principio del corso forzoso, che dà dignità alla moneta, viene meno. Non c'è più il corso forzoso dell'euro, perché l'euro non è affidabile. Queste cose fanno saltare per aria tutte le trame fatte dai grandi usurai che hanno manipolato per imporre all'Europa un debito non dovuto, perché loro hanno tentato, ancora oggi tentano e tramano per fare dell'Europa un'organizzazione di popoli del terzo mondo. E naturalmente di fronte a queste considerazioni che cosa noi dobbiamo proporre? Noi abbiamo proposto il CIMEC. Il CIMEC a noi è interessato come esperimento scientifico, perché dopo una ricerca fatta dentro l'università noi abbiamo detto, siccome la moneta è come la dinamo, il valore della moneta è come l'elettricità, se tu la dinamo la fai girare, si accende la lampadina e nasce l'energia. Se tu la moneta la fai circolare, nasce il valore indotto della moneta, che è il potere d'acquisto. Naturalmente, che significa questo? Che siccome la prima volta che si è parlato di valore indotto della moneta, di potere d'acquisto come fattispecie diversa dal valore creditizio, perché fino ad oggi si è detto, siccome c'è la riserva, la moneta ha valore perché c'è la riserva, quindi si è costruita la moneta come titolo di credito rappresentativo della riserva. Se non che una volta dimostrato che la riserva non c'è più, con la fine degli accordi Bretton Woods, perché dal 15 agosto del 71 l'oro è stato abolito come riserva, e allora noi dobbiamo cominciare a dire che con la scoperta della teoria del valore, la scoperta del valore indotto della moneta, noi possiamo cominciare
a chiarire che la moneta all'atto dell'emissione va dichiarata di proprietà dei popoli e non delle banche centrali. Tanto più oggi lo possiamo dire perché dobbiamo colmare una lacuna normativa del Trattato di Maastricht. Siccome il Trattato di Maastricht parla di tutto, tranne di questo punto centrale, perché nessuna norma dice di chi deve essere la proprietà dell'euro, e abbiamo detto il perché c'è questo silenzio. Questo silenzio esiste perché le banche centrali, che vogliono appropriarsi in modo parassitario dei valori monetari creati dalla collettività perché all'atto dell'emissione li vuole prestare, è chiaro che questa truffa ormai non è più possibile. Noi abbiamo scoperto la tecnica con cui questi truffatori barano al gioco della storia. Ecco perché noi pretendiamo che sia ufficialmente dichiarata l'euro di proprietà dei popoli europei e che contestualmente venga riconosciuto a ogni popolo il diritto di avere accreditati e non addebitati gli euro emessi. Ora, qua non è che si tratta di una interpretazione, diciamo così, di poco conto. E qua è la differenza che c'è tra proprietari e non proprietari. E la differenza c'è tra creditori e debitori. Allora io domando, voi preferite essere proprietari dei vostri soldi o debitori dei vostri soldi? Questa è la domanda alla quale il Trattato di Maastricht non risponde, perché il Trattato di Maastricht è stato programmato da due categorie di persone. Una prima categoria è di gente che sa, e sono i grandi vertici delle banche centrali, i quali hanno pianificato la Banca Centrale Europea sullo schema di emettere prestando, lo schema della moneta debito che dal 1694, cioè dalla fondazione della Banca d'Inghilterra, è durato fino a oggi e seguita a costituire il grande parassitismo ai danni delle economie nazionali. Ora, questa fattispecie che noi abbiamo dimostrato, che è la fattispecie dell'indotto giuridico, il valore indotto della moneta che è il potere d'acquisto, deve essere questo valore di proprietà dei cittadini e non delle banche. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Chi si mette contro di noi, a lungo andare rimane solo. Ora, siccome il Trattato di Maastricht tace su questo argomento, noi abbiamo il diritto di colmare questa lacuna normativa o con una interpretazione che accolga il principio della proprietà popolare della moneta, o con una integrazione del trattato di Maastricht con un nuovo trattato che colmi questa lacuna e che dichiari esplicitamente che la moneta è proprietà dei popoli europei. In attesa che si pronuncino le autorità monetarie nazionali ed europee su questo principio, cioè su questa affermazione che la moneta va dichiarata di proprietà dei popoli e non della banca centrale, in attesa, noi che cosa abbiamo proposto? Il CIMEC. Perché il CIMEC? Il CIMEC non è solamente un'ipotesi teorica, perché fino a oggi, quando noi dicevamo che l'uomo va dichiarato proprietario della sua moneta all'atto dell'emissione, ogni cittadino, proprio come modo di essere di un diritto essenziale della persona umana, che è quello di essere liberato dal debito non dovuto, prima di tutto, e secondo di essere garantito nella continuità vitale. Oggi noi abbiamo dimostrato che ogni anno muoiono 50 milioni di uomini di fame ogni anno, non per mancanza di alimenti, perché si conosce la regola con cui si distruggono i surplus alimentari, gli eccessi di produzione agricola, ma per mancanza di denaro per comprare gli alimenti. Ecco perché muoiono 50 milioni di uomini di fame. Ecco la ragione per cui dobbiamo dire la moneta deve essere dichiarata non solo di proprietà dei popoli, ma in particolare ogni cittadino deve avere il suo reddito di cittadinanza. Dobbiamo integrare i diritti della persona umana con una quota di moneta, di valori monetari, sin dal momento dell'emissione. E questo che cosa significa?
razionalizzare il diritto sociale, perché è inutile che la Chiesa parla della rerum novarum, della dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo detto, la dottrina sociale della Chiesa sono due parole, tutti i proprietari. Tutti i proprietari lo fai solo dando a ognuno il denaro per comprare, perché il cittadino quando spende la sua moneta non è che ha un'elemosina, perché l'elemosina io la posso accettare per l'emergenza, ma non possiamo istituzionalizzare il principio dell'elemosina o quello del clientelismo, dare delle ricchezze o dei beni o delle somme di denaro a raccomandato di ferro. Noi dobbiamo creare un diritto uguale, minimo per ogni cittadino, che garantisca la continuità vitale. Naturalmente questo oggi noi siamo in grado di poterlo pretendere, e allora noi che cosa veniamo questa sera a proporre in pratica? Noi sappiamo che dal 1 marzo del 2002 la carta moneta diventerà come carta straccia, perché cesserà la doppia circolazione. A questo punto noi che cosa veniamo a dire? Se sul simbolo della carta moneta corrente, 100.000, 500.000, 50.000, 1.000, quello che è, noi mettiamo stampigliato un timbro che dice SIMEC, proprietà del portatore, vale dal 1 marzo 2002, firmato sindacato antiusura, il segretario che sarei io. Questo è il timbro che io propongo a tutti di mettere sopra la banconota, in modo tale che venga ufficialmente dichiarato che nel caso in cui cessa la moneta, la lira, e l'euro non viene accettato perché manca, con l'ignoranza della proprietà dell'euro all'origine, la legittimità della sua circolazione, perché non è affidabile più l'euro. Quando voi non mi dite chi è il proprietario all'origine, voi non potete dire chi è creditore e chi è debitore. E allora quando la banca comincia da autorità ad affibbiare situazioni di credito o di debito, lo fa ignorando la trave, perché è inutile che si preoccupa di mettere in evidenza la pagliuzza. La pagliuzza è l'interesse, l'anatocismo, tutte che sono... Qua dobbiamo vedere il punto centrale, la moneta di chi è? Quando abbiamo stabilito che la moneta è proprietà del cittadino, il cittadino che porta i soldi in banca li deposita come creditore, non come debitore, perché lui è il proprietario della moneta. Oggi è la banca che all'atto dell'emissione addebita. Se io voglio denaro vado in banca e li prendo in prestito i soldi, ma questi in gran parte sono soldi miei che mi devono essere accreditati dall'origine. Ecco perché qua non ci sono più vie di mezzo. Noi ci siamo stancati di essere truffati da un sistema di grande usura che è nato nel 1694 con la Banca d'Inghilterra. E siccome grazie a Dio adesso l'euro non ha considerato il trattato di Maastricht chi è il proprietario dell'euro all'origine, noi possiamo cambiare le grandi regole del gioco e tornare a quello che era il regime monetario all'origine. Prima chi trovava una pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca centrale, al posto della pepita un pezzo di carta e al posto della proprietà il debito. Ecco allora che quando noi siamo partiti a Guardia Grele con il SIMEC non è stato solamente un simbolo per promuovere un'attività intermediaria nel rispetto di quelle regole che sono state chiaramente analizzate dal Tribunale di Chieti in quella magnifica ordinanza in cui ha riconosciuto la validità di questo istituto che noi abbiamo creato. Naturalmente qua noi dobbiamo chiarire che se al 1 marzo la lira non c'è più e l'euro non è affidabile, noi dobbiamo per forza o tornare al baratto o essere succubi della sterlina e del dollaro, cioè indebitarci, o indebitarci anche con la Banca Centrale Europea, che pretenderà sicuramente di emettere prestando, come hanno fatto fino ad oggi tutte le banche centrali europee, cioè i grandi usurai che dominano in tutto il mondo. Quando noi abbiamo cominciato a capire queste regole essenziali, allora noi cosa proponiamo? Proponiamo da subito di cominciare a stampigliare la moneta corrente,
in cui si dice dal 1 marzo del 2002 vale come SIMEC in quanto il portatore è proprietario e non debitore. Vedete, con il SIMEC non cambia solamente la struttura giuridica, ma la posizione del portatore. Il portatore è proprietario di valore indotto che è incorporato nel simbolo. Noi abbiamo dimostrato che questo valore indotto non necessita della riserva. E abbiamo portato l'esempio del francobollo d'antiquariato. Il francobollo d'antiquariato incorpora valore indotto, tant'è vero che non ha riserva. Ma la migliore prova che la riserva non serve la dà l'oro. L'oro ha valore senza riserva. E allora dobbiamo cominciare a capire che il simbolo monetario è un elemento materiale, quindi ha una struttura merceologica, o carta, o oro, o quello che è, o luce per il computer, vero? Una struttura che serve solo a manifestare la fattispecie giuridica del valore indotto, perché il valore indotto è un valore puramente giuridico causato dalla convenzione, cioè dalla previsione del comportamento altrui come condizione del proprio. Io accetto moneta contro merce perché prevedo di dare moneta contro merce, non perché c'è l'oro depositato in banca, perché all'oro non c'è più, la riserva non c'è, e allora io accetto puramente per convenzione. Allora, se gli operatori del mercato dei francobolli hanno creato valore indotto nei francobolli, a maggior ragione lo possiamo fare noi cittadini creando un simbolo che è come il francobollo d'antiquariato, cosa che noi abbiamo fatto a Guardia Grele. Ecco perché Guardia Grele è stato un esperimento scientifico. E siccome ha avuto un risultato positivo al di là di ogni più rosea previsione, oggi non si può più dire che il progetto fatto dal professor Auriti è un'utopia, perché noi abbiamo dimostrato che il valore indotto è nato e che ha circolato a Guardia Grele, anche se naturalmente abbiamo avuto contro delle opposizioni, delle resistenze. Diamo atto al Tribunale di Chieti di aver avuto il coraggio di fare giustizia e di dire qua il provvedimento è lecito, come l'ha detto Bruno Tarquini, procuratore generale di Cassazione, ha fatto la relazione alla nostra università a Teramo, dove ha detto è perfettamente lecito sotto ogni aspetto l'indotto giuridico. E quando noi abbiamo queste dichiarazioni di questa importanza, di questo peso, noi abbiamo il diritto di pretendere che i popoli europei siano dichiarati proprietari della loro moneta. E io dico che tutte le autorità delle banche centrali che si dovessero mettere contro questo principio fatalmente perderanno, perché rimarranno soli. Noi ci dobbiamo, come ho detto in più occasioni, noi del sindacato antiusura, in questa battaglia ci dobbiamo rassegnare a vincere, perché non possiamo perdere. Se noi abbiamo fatto gli esempi, le piccoli referendum per alzata di mano, abbiamo fatto le conferenze nei vari saloni, in tutta Italia ormai abbiamo girato l'Italia, tutti sanno che cos'è il SIMEC, almeno gli ambienti più qualificati. E allora, quando abbiamo chiamato, dal dunque, due domande ho fatto. Prima domanda: voi preferite essere proprietari o debitori? Questa è la prima domanda, perché se la proprietà è della banca, come vogliono fare adesso la Banca Centrale Europea, allora noi siamo debitori, perché la banca ci presta i soldi nostri, chiaro? Quindi prima ipotesi, essere debitori, oppure proprietari, cioè la banca stampa e accredita, non addebita. Quindi siccome tutti preferiamo essere proprietari, come era proprietario chi aveva la moneta d'oro? Chi aveva la moneta d'oro era il proprietario della moneta, ecco perché si è parlato, ormai si parla del SIMEC come unica moneta da prendere in considerazione per fare una valuta mondiale, perché l'unico sistema, l'unico mezzo di valutario che oggi è proposto scientificamente per una moneta mondiale è il SIMEC. Perché è proprietà del portatore e senza riserva, come l'oro. Siccome l'oro ha dimostrato la sua validità a Bretton Woods, perché nell'accordo di Bretton Woods intanto è stato realizzato fra tutti gli stati del mondo, perché si era accettato l'oro come moneta base del sistema monetario. Abolito l'oro, al posto dell'oro ci sta
il dollaro, che è dominato dal grande usuraio, che è il governatore della Federal Reserve Bank, il quale usa per il dollaro la stessa tecnica della Banca d'Inghilterra, stampa e presta, mentre con il CIMEC io stampo e do. E quando io do, non è che dono, io non do altro che dei pezzi di carta. Io ho detto ai cittadini di Guardiagrele, qua voi avete due possibilità, o usare i CIMEC come coriandoli per carnevale o come moneta, dipende da voi, cioè dipende da noi, da tutti quanti. Se questa convenzione nasce, noi possiamo creare con la carta il valore dell'oro, perché il fatto che il simbolo sia fatto di carta, di costo minimo, o di oro di altissimo costo, è la stessa cosa. Tant'è vero che se io vado al mercato delle valute, io compro una sterlina d'oro con due pezzi di carta di 200.000 lire che valgono pochi centesimi. Quello che conta non è il costo, il valore del simbolo, ma il valore indotto che è incorporato nel simbolo. Ecco la ragione per cui noi possiamo fare con la carta il valore dell'oro. Oggi se si parla di oro carta nessuno si scandalizza più. Ecco allora la ragione per cui noi dopo l'esperimento di Guardiagrele proponiamo che il CIMEC sia preso in considerazione come moneta di emergenza. Giorni fa un giornaletto di Guardiagrele che si chiama Elion e il cui direttore è una persona valida, intelligente e molto sensibile a questi problemi, ha pubblicato un articolo e in quell'articolo c'è scritto il CIMEC come l'ombrello di Modesto. Modesto Della Porta disse, quando uno deve partire in una sua poesia, disse, quando uno deve partire per un lungo viaggio, anche se c'è il sole, l'ombrello se lo deve portare. Che cos'è in questa situazione il CIMEC che noi abbiamo fatto a Guardiagrele? Potrebbe essere l'ombrello per tutti i popoli europei, perché tutti i popoli europei potrebbero usare per l'emergenza il CIMEC come moneta di transizione dalla moneta nazionale all'euro. Una volta abbiamo chiarito che l'euro allo stato attuale non può entrare immediatamente, cioè seriamente sul mercato, perché non si sa chi è il proprietario dell'euro all'atto dell'emissione e noi non possiamo tollerare che sia dichiarato proprietario dell'euro la Banca Centrale Europea. Che ne dica Duisenberg? Che Duisenberg, da buon banchiere, ragiona con la mentalità della grande usura, che ormai si è consolidata da 3 secoli e più nella storia della moneta. Adesso basta. Abbiamo pazientato 306 anni, quindi dal 1690, 305 anni, dal 1694, noi adesso basta. Noi abbiamo il bisogno ormai di cambiare le grandi regole del gioco. Con il cambiamento dell'avvento dell'euro, noi possiamo prendere questa occasione perché... perché il 28 febbraio è come se noi prendessimo la moneta corrente e la bruciassimo, si brucia, non vale più, rimangono solamente dei pezzi di carta vuoti di ogni valore. A questo punto noi diciamo, noi possiamo stampigliare quei pezzi di carta e continuare a far circolare un valore monetario sotto l'espressione CIMEC, la forma del CIMEC, perché il CIMEC ormai si è qualificato come proprietà del portatore senza riserva. Dico, e siccome questa stampigliatura noi l'andiamo a fare sulla moneta che sta in tasca di ogni singolo cittadino, noi che cosa facciamo? Rispettiamo ogni cittadino perché rispettiamo il denaro che sta nelle sue tasche, la vecchia regola di Pound, il miglior posto per conservare i soldi sono le brache del popolo. E allora, noi prendiamo le soldi che stanno nelle brache del popolo e li stampigliamo con un timbro dove c'è scritto CIMEC, proprietà del portatore, vale dal 1 marzo 2002, firmato il sindacato antiusura Giacinto Aurito. Che significa che questo vale come CIMEC, il che vuol dire il doppio della lira. Se vale il doppio della lira per convenzione, così come è stato applicato il valore alla conchiglia, quando l'uomo ha deciso di usare la conchiglia come simbolo monetario, noi abbiamo detto, invece di prendere la conchiglia prendiamo i soldi che stanno in tasca al cittadino. Siccome quei soldi dal 1 marzo del 2002 sono dei pezzi di carta, si possono usare come CIMEC con la stampigliatura.
Questo significa che se io voglio quel denaro lo posso convertire in euro, benissimo, ma se lo converti in euro perdi la metà, perché il SIMEC vale il doppio, quindi io non solo trasformo il portatore da debitore in proprietario, ma gli raddoppio i soldi in tasca. E questo ho dimostrato che noi lo possiamo fare, perché il valore della moneta è un valore convenzionale. Questo principio non è un principio da poco. Siccome noi l'abbiamo detto che c'è già la carta stampata in tasca al cittadino, e allora invece di prendere quintali di carta, quintali di inchiostro, mettere a stampare e fare una nuova moneta di proprietà del cittadino, niente, noi quella che c'hai, la lira la tieni, la mantieni, ci metti sopra il timbro e vale il doppio. Lo vuoi cambiare in euro? Cambialo, però perdi la metà, perché quello vale il doppio. Mentre se cambi con l'euro è alla pari. Quindi questa precisazione ci fa capire che noi non è che stiamo a scherzare. E quando noi facciamo queste affermazioni pretendiamo una risposta, perché quando noi abbiamo denunciato per truffa il governatore della Banca Centrale, noi ce ne siamo assunte le responsabilità. Io non mi permetterei mai di dire alle spalle che io sono un truffatore se non gliel'ho detto in faccia. E se qualcuno dice che io sono un calunniatore, che mi denunci per calunnia, perché se non lo fa vuol dire che quello che io ho detto è vero. Ormai vie di mezzo non ce ne sono, perché la pratica ha dimostrato che la teoria è vera e valida. Noi l'accusa di utopia, ce ne sono di due qualità, quelle valide e quelle non valide. Quelle non valide si discutono con argomenti, quelle valide si possono discutere solamente con degli epiteti, con delle ingiurie. Noi non abbiamo toccato una lira, noi abbiamo trattato i SIMEC con spirito di povertà. È su questo punto che noi vogliamo mettere in evidenza tutto il comportamento del sindacato antiusura. È chiaro che qua vie di mezzo non ce ne sono, qua il discorso è nuovo ed è un discorso pulito. Questo valore indotto che adesso sta nascendo nelle tasche dei cittadini di Guardia Grele per convenzione è come se stesse nascendo, perché noi distribuiamo francobolli d'antiquariato. E allora? Quando noi, io stampo e do e non stampo e presto, perché noi crediamo che il fatto me ne doglia non è solamente un fatto economico, è un fatto religioso. E la religione qui sta nel principio di rispettare la verità. E la verità è che crea quello della moneta non chi la emette, ma chi l'accetta. Per quale ragione oggi tutti i grandi teorici della moneta, che sono i camerieri dei grandi banchieri, dicono la riserva è necessaria? Perché il ragionamento che fa la banca, sapete qual è? Siccome il valore della moneta basa sulla riserva, e siccome la riserva è della banca, la proprietà della moneta è della banca. Quando abbiamo dimostrato che oggi la riserva è stata abolita con la fine degli accordi di Bretton Woods, il dollaro è senza riserva. E invece di abolire il dollaro si è sostituito all'oro nel sistema monetario mondiale, quindi ormai dobbiamo capire che la riserva non serve. Quando uno riceve un pagamento di 1 milione, 10 milioni, 1 miliardo, quello che è, non è che piglia la macchina e va a Roma a vedere se a Via Nazionale, alla Banca d'Italia, quei pezzi di carta sono coperti dall'oro, no. E allora non c'è motivo che ci sia la riserva, come infatti fino ad oggi la riserva è stata sempre una favola, ed è una favola che è stata creduta dalle monarchie cattoliche della vecchia Europa, e le quali si sono andate a indebitare verso i banchieri per quel denaro che i banchieri producevano a costo tipografico, senza riserva, e che loro stessi avrebbero potuto produrre alla stessa maniera solo se avessero capito che il valore della moneta non è un valore creditizio basato sulla riserva, ma un valore indotto basato sulla semplice convenzione. Noi abbiamo applicato a questo principio l'esperimento che già scientificamente è stato dimostrato nell'indotto fisico. Come nella dinamo, il polo positivo e il polo negativo sono i due elementi dello strumento elettrogeno che sta nella dinamo.
al posto del polo positivo e del polo negativo, noi mettiamo l'io e l'altro, l'io e il non io, che è la convenzione. L'io e l'altro creano un rapporto di previsione del comportamento altrui come condizione del proprio, per cui ognuno è disposto ad accettare moneta contro merce perché prevede di dare moneta contro merce. La previsione del comportamento altrui come condizione del proprio, una volta accettato, fa nascere, come l'energia elettrica nella dinamo, il potere d'acquisto nella moneta, e questo è un valore puramente convenzionale, mentre il valore della riserva è un valore basato sulla merce, oro posta a garanzia, o qualunque altro elemento posto a garanzia. Noi, dopo queste precisazioni, ci assumiamo la responsabilità di questo gesto. Noi siamo certi che non possiamo fare altro che rassegnarci a vincere questa battaglia, perché non la possiamo perdere. Abbiamo fatto le richieste, abbiamo detto: chi vuole essere debitore alzi la mano, tutti fermi, belli, dritti, così. Perché tutti quanti hanno preferito essere proprietari. Quindi quando comincia a mettere piccolo, diceva Leibniz, la piccola monete ha la caratteristica della grande monete. Quando noi abbiamo fatto nelle sale delle conferenze i piccoli referendum, noi preferite essere proprietari del piccolo, essere debitore, alzano tutti fermi. Questo è il principio. Io ho visto che su questo principio il sindaco comunista di Guardiagrete, il sindaco di Chieti, chiaramente di destra, quindi su posizioni politiche tra loro incompatibili, si sono stretti la mano. Scandalosamente si sono stretti la mano sul principio della proprietà popolare della moneta. Finalmente si è aperta la terza via, perché quando noi diciamo la moneta è proprietà dei cittadini, a ogni cittadino gli diamo un codice dei redditi sociali, che è come il codice fiscale, solo che è il contrario del codice fiscale. Il codice fiscale serve per pagare, questo serve per incassare la quota di reddito, che è il reddito di cittadinanza. E naturalmente questo principio adesso lo porteremo a livello europeo. Ecco perché il primo slogan, l'euro di chi è? Perché se è dei cittadini, a ogni cittadino europeo gli spetta una parte dei soldi stampati dalla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea deve operare solamente come tipografia e fare gli adempimenti necessari a mettere a disposizione dei cittadini la loro moneta, cioè la moneta dei cittadini, perché chi è quello della moneta siamo noi, quindi noi abbiamo diritto di pretendere nei confronti della Banca Centrale Europea che l'euro sia dichiarata di proprietà dei popoli, altrimenti abbiamo il diritto di rifiutare l'euro all'atto dell'emissione, perché manca con la certezza del diritto la validità della moneta. Questa moneta non è una moneta affidabile se non mi dite chi è il proprietario della moneta all'origine. E naturalmente io so che questa trasmissione viene ascoltata non solo dai cittadini, ma anche dalle autorità finanziarie, di polizia, delle banche, e io mi rivolgo a loro: date una risposta, pretendiamo una risposta a questa domanda. Perché qua non è che ne va solamente delle vicende economiche di un momento. Qua si tratta di trasformare i popoli da debitori in proprietari. Oggi tutta l'umanità è angosciata dall'insolvenza. Dalle statistiche che sono state pubblicate recentemente è emerso un quantitativo impressionante di gente che si suicida per i debiti. E questo fenomeno non ha precedenti nella storia, perché questo fenomeno è avvenuto con l'avvento della usurocrazia, che si è presentata sotto la parvenza di democrazia. A noi la parola democrazia sta bene, vuol dire sovranità popolare, benissimo, ma allora il popolo deve avere anche la sovranità monetaria, oltre a quella politica, cioè la proprietà popolare della moneta in un sistema di democrazia integrale. Per cui quando ci hanno detto, dice, voi siete antidemocratici, no, noi siamo la vera democrazia. Contro di noi chi sta? La grande usura, c'è l'usurocrazia di cui parlava Pound. Io
recentemente ho parlato con elementi di tutti i partiti. Devo prendere atto di un fatto con soddisfazione. In tutti i partiti ormai si è creata una corrente culturale per la proprietà popolare della moneta, e dopo queste elezioni noi faremo a Roma un convegno dove inviteremo queste correnti culturali di tutti i partiti sulla finalità della proprietà popolare della moneta. Perché quello che lega non è l'etichetta, è lo scopo. Fino ad oggi si giudicava, il partito viene giudicato ancora oggi come se fosse una squadra di calcio. Io faccio tifo per una squadra o per un'altra, per un partito o per un altro. Qua dobbiamo chiarire che quello che ci deve unire non sono le etichette ma gli scopi. Ecco perché noi siamo rispettosi di tutti i partiti e di tutti gli scopi, perché a noi quello che interessa non è la qualità dell'idea, ma l'onestà con cui in essa si crede. Quando si crede con onestà in un'idea, può succedere quello che è successo a due persone oneste, Cucullo e Franco Caramanico, che si sono incontrati al Teatro Marrucino a Chieti il 15 gennaio e che, pur essendo di partiti diversi, proprio perché persone oneste, si sono stretti la mano su un principio che riguarda l'interesse sociale fondamentale. Liberare la collettività dall'angoscia dell'insolvenza. Io quello che ho detto, la prova che noi viviamo tempi difficili, è data dalla circostanza che prima, quando arrivava il postino, arrivava la notizia dell'amico che scriveva, quindi era un amico che arrivava. Oggi è diventata una preoccupazione: quando arriva il postino, arriva la richiesta di pagamenti da fare, l'angoscia dell'insolvenza. E questa è la prova che noi viviamo il regime di usurocrazia, non di democrazia. Per rispondere a questa situazione, per dare una soluzione a questa situazione, noi dobbiamo fare una scelta strategica. E quindi vi ho detto, le scelte strategiche sono sempre molto semplici. Tutti gli strateghi hanno sempre avuto la logica dei bambini. E allora io vi domando, voi preferite essere proprietari o debitori? Seconda domanda, preferite avere in tasca il doppio o la metà dei soldi? Perché fino ad oggi la banca centrale di qualunque Stato emette la moneta prestandola, quindi carica il costo del denaro del 200%, perché espropria in debito la collettività del denaro che è suo, perché glielo presta, mentre glielo dovrebbe accreditare. E dico, quando si hanno questi fenomeni, che il costo dell'origine è del 200%, la puntualità dei pagamenti è impossibile. Ecco perché il suicidio da insolvenza, prima di tutto, è pianificato dalla banca centrale. Infatti, la maggior parte dei suicidi da insolvenza non è vero che avviene per la piccola usura, l'usura di bottega, avviene per il fisco, perché la gente è costretta a vendere i propri beni per pagare le tasse, e uno deve pagare le tasse non per i servizi e le funzioni dello Stato, ma per pagare prima di tutto gli azionisti della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia è una società privata, come sono società private tutte le banche centrali del mondo. E allora l'azionista che fa? In che cosa consiste l'utile di queste società per azioni? Utile che consiste per gran parte nella differenza tra costo tipografico e valore nominale della moneta. Quindi l'Italia con la Banca d'Italia non c'entra niente. Recentemente sono entrati come azionisti gli arabi e tutti lo sappiamo, e allora vogliamo continuare a essere spremuti dalle tasse per andare a pagare gli azionisti della Banca d'Italia? Una parte è utilizzata per gli scopi sociali, l'altra è per pagare debiti non dovuti. Questo debito non dovuto lo abbiamo sopportato fino adesso perché la prassi dal 1910, dalla fondazione della Banca d'Italia, è prassi che la banca emette prestando. Adesso con la Banca Centrale Europea noi pretendiamo che cambi la grande regola del gioco, che noi siamo stufati di vivere in questo regime di grande usura. L'angoscia dell'insolvenza deve essere eliminata nelle nostre case, deve tornare la semplicità, la gioia, la serenità, la previsione di tempi buoni. Allora noi daremo alle nuove generazioni un tempo nuovo, altrimenti noi rischiamo di portare le nuove generazioni nella scelta tra il suicidio e la disperazione.
come oggi è. Oggi qualunque imprenditore che vuole fare attività produttiva, prima di mettere in tasca i propri soldi, mette in tasca i propri debiti, perché noi abbiamo un debito pari a tutto il denaro in circolazione. Con l'euro questo principio deve finire. Con l'euro dobbiamo avere una moneta di proprietà dei popoli e non della Banca Centrale Europea. Naturalmente ci troviamo alla vigilia di questa avventura. Ecco perché state vicino a noi che stiamo vivendo questo esperimento a Guardia Grele e ormai in tutto l'Abruzzo, perché ormai tutto l'Abruzzo, e posso dire in tutta Italia, perché io recentemente sono stato in molti centri, sono stato a Verona, sono stato a Forlì, sono stato a Ravenna, a Verona, sono stato a Perugia, sono stato a Rimini, sono stato a Brindisi, sono stato a Reggio Calabria, sono stato a Crotone, e quindi ogni giorno cresce questa aspettativa per i tempi nuovi. Sono stato a Roma ho fatto un grossi convegni e grosse manifestazioni in ambienti politici di diverso colore. La cosa mi ha onorato. Sono stato invitato da più parti a essere candidato nelle elezioni politiche, però gli ho detto io non mi voglio candidare, perché nella mia qualità di segretario nazionale del sindacato antiusura io devo rimanere al di fuori dei partiti e aprire un dialogo con una linea culturale orizzontale. Ecco perché noi siamo promotori di un centro culturale interpartitico per la proprietà popolare della moneta. E sono certo che questo nostro messaggio ormai sta acquistando una dimensione di carattere mondiale. Ormai tutta l'Europa ha bisogno di questa linea culturale che riconosca ad ogni individuo che compone ogni popolo la garanzia della sua continuità vitale e con la dignità giuridica di chi ha la proprietà, non di chi ha l'elemosina. Ecco la ragione per cui io ritengo che questo nostro esperimento già ha avuto un successo formidabile. Recentemente è venuto a trovarmi un'agenzia televisiva per fare un servizio in Francia e in Belgio, ma ormai in tutta Europa si parla del CIMEC. Io invito a chiusura di questa serata tutti i comuni a proporre e a promuovere la diffusione di una domanda semplice: l'euro di chi è? Quindi fate dei cartelli, prendete dei fogli bianchi, col pennarello come è stato fatto qui all'apertura, scrivete la domanda, l'euro di chi è, e mettetela appiccicata, per esempio sulle vetrine delle banche, mettete una stricetta piccola, l'euro di chi è, l'euro di chi è, l'euro di chi è, almeno la gente comincia a capire che quello è il punto centrale, che una volta stabilito che i soldi sono nostri, cambia tutto il sistema. Se noi non cambiamo questo punto, il sistema non cambierà mai, si risolveremo solo problemi minori, problemi di dettaglio. Noi andiamo bisogno ormai di un cambiamento di statura strategica. Signori, io vi saluto e la prossima settimana torneremo a sentirci.